Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Divo Libero e vi do il benvenuto stavolta su Creativerse. Allora ragazzi, con questo nostro sguardo verso la nostra nuova futura nuova base, no? E il nostro grande amico vivo, anche se certe volte non è poi così vivo, perché viene ucciso molto facilmente, quindi allora io ragazzi sto mettendo giù un po' di cosuccine ineine, sto creando questa, non sarà la nostra base, dovrebbe essere poi quella definitiva, però ragazzi questa sarà solo la base della nostra base, le nostre diciamo fondamenta, le nostre i nostri garage, via, una roba così, depositi eccetera eccetera. La nostra base partirà da livello qua, praticamente, da questo livello qui, quindi sarà un po' una cosa abbastanza strana, via, come base, perché voglio cercare di fare, qua sotto farò i depositi, adesso vi faccio vedere un attimino. Rimarrà a questa altezza, vedete qua sto già facendo dei pavimenti, che questi saranno quelli della nostra, delle nostre fondamenta. Poi qua ho messo le scale, qua ragazzi poi allargherò un po' e ci sarà adesso quelle lì, questi qua sotto ragazzi li dovrò togliere perché ho fatto una gran cavolatazza, perché io direi che quasi quasi noi qua potremmo venire anche un po' più avanti. Adesso vediamo un attimino, perché volevo fare dei depositi, ok? Quindi sì, venire un po' più avanti, facciamo un'altra stanzetta lì e un'altra stanzetta qui, venire fin qua e poi da qua partirà la nostra base, da questo livello qua, ok? Adesso vi ho solo fatto vedere questa cosuccia, qui rimarrà poi largo così e qui ci sarà una piccola rientranza dove mettere poi le barchette piccole, fare tipo da molo, dove devo ancora finire di mettere a posto, ragazzi. Vi faccio vedere un attimino queste due cosucce, guardate, le nostre porte, track e track, che sono una ficata immensa, ensa, e anche qua c'è singola però ragazzi, Devo poi mettere il pavimento, tutto il pavimento, Qua ci sono le altre scalette, non le ho messe dentro perché ragazzi dobbiamo mettere il pavimento, quindi allora io direi di fare una cosuccia adesso, andiamo a togliere un attimo questi qui che intanto a noi ci serviranno e qua rimarrà praticamente tutto aperto. Io credo che ragazzi questa rimarrà poi la nostra base definitiva, la nostra base definitiva, perché cioè, sarà una base veramente esagerata, vi dico la verità. Allora, una cacca puzzolente, eccola qua. Allora, vi faccio vedere intanto un po' di crafting, facciamo un po' di crafting insieme ragazzi e così almeno vi faccio vedere un po' di cosucce, perché queste sono cose, cioè sono blocchi nuovi, abbiamo sbloccato un po' di cose. Purtroppo era un bel po' che non portavo Creativerse. Allora, dobbiamo fare noi questi. Allora, facciamone un bel po', che poi ragazzi devo andare a prendere il nostro tar, perché non ce n'è veramente più, abbiamo la nostra farm infinita di tar, come voi potete sicuramente immaginare. Dobbiamo andare a vedere quanti ne abbiamo, ne abbiamo veramente pochi, troppo pochi, cacchio. Allora,
dobbiamo andare a veggere, veggere, veggere. Poi io direi di fare una cosuccia qua sotto, perché poi qua sotto ci saranno, per dire, una sala dove ci saranno i generatori, una sala, tutte queste cose così. Farò delle sale particolari, eccetera, eccetera. Poi vediamo con calma. Questa sarà una base veramente esagerata, secondo me, per i miei gusti. Forse anche troppo esagerata. Voglio cercare di fare una cosa veramente enorme, perché? Perché questa sarà la nostra base alla fine definitiva, spero. Anche se cambierò idea molto facilmente. Verrà praticamente chiusa qua, esattamente magari da così a così. Vediamo una parte che qua abbiamo le montagne qui e le montagne qui, è proprio una costa praticamente, ragazzi, che rimane così. Allora, rimane solo da una parte, perché? Perché se noi andiamo a vedere la mappa, la nostra casa è praticamente quasi al centro della nostra costa, perché la nostra costa è un po' storta, ok? Rimane un po' storta, devo ancora cianclodare, potrei poi allargarmi, ma io voglio fare un'altra entrata di un'altra miniera, perché? Perché magari aggiungeranno altre cose particolari, magari no, però allora, vediamo cos'è sto codex. Allora, questi sono i famosi snappolatori che dobbiamo ancora finire, ma ragazzi, vi dico la verità, sono lunghi come la quaresima e quindi non lo so cosa andiamo a fare. Allora, abbiamo un po' di blocchi, facciamo che fare una cosuccia, cominciamo ad andare avanti qui e mettere giù i nostri blocchi. Adesso, ragazzi, però non ho più di questi blocchi qua. Come potete vedere, ragazzi, c'è questo blocco qua che ha varie sfaccettature, varie facce. Allora, per quanto riguarda il soffitto, vi faccio vedere da questa parte qua che è più piccola la stanza. Come potete, non so se riuscite a sentire, ma il suono di questo, allora fatemi vedere un attimino, forse no, non mi piace come soffitto, voglio vedere, vediamo un attimino, magari sempre così, ma
sempre tutto bianco? No, io direi di no. Non lo so, ragazzi. Perché allora la pavimentazione così va bene, però il soffitto non lo so. Chiudere il soffitto bianco secondo me è un po' un pugno nell'occhio. Farlo grigio è un po' un pugno nell'occhio. Farlo tutto grigio scuro, diciamo che potrebbe essere fattibile, potrebbe essere veramente fattibile, però se noi stiamo a vedere, cioè facciamo in questa maniera e lo giriamo, che ragazzi, ecco, vedete, se io lo metto in questa maniera rimarrebbe forse anche troppo scuro, troppo buio. Diciamo che per iniziare possiamo mettergli delle torce e questo non è un grosso problema. Questi blocchi qua, ragazzi, li potete girare come volete, eh. Io adesso vi faccio vedere solo un pezzettino e poi devo andare a farli perché non ne abbiamo veramente più. Vedete come rimane. Non rimane male, non è malvagio, secondo me si può andare bene così. Devo solo mettergli delle luci, che poi noi qua, essendo futuro, delle luci forse le abbiamo. Andiamo a vedere un attimo nella bar, perché io avevo iniziato a fare qualcosina. Ad esempio, ecco, possiamo provare a mettere due di questi. Guardate, lo mettiamo al posto delle scale. No, ritorniamo noi, ragazzi. Siamo allora, abbiamo preso queste lampade. Proviamo ad andare a vedere un attimino. Ad esempio, una cosa che si può fare è metterle in questa maniera, ad esempio, no? Guardate, si toglie questa e si mette questa. Allora, questa, ragazzi, è una luce che si accende e si spegne, ok? Può essere così o in questa maniera, guardate, così, con una striscetta, così, oppure così. Se voi togliete questo, per dire, e ne mettete un'altra, e voi la girate, adesso la devo girare, perché non so se è venuta, no, ancora un po'. Vedete, voi li potete unire e fare, per dire, delle strisce, no? Ad esempio, oppure ci sono, c'è, merda, porca, c'è l'altro, l'altra, ma allora santo cincazzollo, mannaggia il pistolozzo, eccolo qua, avete visto? E vengono fuori, ragazzi, questi neon. Vedete? Queste sono luci, sono molto piccole, come luci, con la verità, sono molto molto piccole. Io avrei intenzione poi di fare le strisciate, per dire, sul soffitto, ok? Quindi io direi che così andrebbero bene. E praticamente mettere però da questa parte delle leve, perché bisogna accenderle in qualche modo. Quindi si metterà una leva per accendere la luce, non per aprire la porta, ragazzi, perché intanto è inutile poi aprire la porta. Fatemi vedere se c'è già una leva, la mettiamo, proviamo a mettiarla. Vediamo un po', non ne ho, quindi le devo poi andare a prendere. Per adesso lasciamo così, ma poi cambierò il posto, ragazzi. Quindi vi faccio vedere un attimino. Allora, noi qua poi dobbiamo andare a prendere il TAR, ragazzi, perché il TAR non ne abbiamo più.
Allora, una cosa che poi voglio fare, ragazzi, è spostare il nostro teletrasporto. Spostarlo di qua perché tutte le volte viene fuori in là in fondo e un po' una stronzataggine. Allora, andiamo qua. Ragazzi, raccolgo il TAR e ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, rieccoci qua. Noi qua siamo dentro al nostro praticamente teletrasporto. Allora, io direi di fare una bella cosa. Facciamo così, ragazzi, ce lo prendiamo e andiamo di qua. Come potete vedere, ragazzi, tutte le volte io avrei da fare questa cosa. Oh, ma che fico! Oh, ma che fico, ragazzi! Guardate, ma guardate che roba! Guardate questo pavimento! No, ma così è spettacolare! Minchia, ragazzi, qua è spettacolare. È spettacolare. È spettacolare. Spettacolare. Ma così è bellissimo il pavimento a Gignappolo. Vabbè, andiamo a vedere giù. Io direi, ragazzi, di incominciare a fare questa cosuccia qua. Incominciare ad andare a mettere giù. Prima di tutto dobbiamo fare un bel po' di questi qua. Facciamone. Madonna, non abbiamo più colore. Ragazzi, dobbiamo andare a fare il colore. Perfetto, abbiamo finito il colore. Mannaggia il cazzotto, ero di là adesso. Vabbè, facciamo quello che riesco a fare. Insieme a voi chiudo la stanza, ok? E incominciamo a mettere le luci. Poi vediamo un attimino, vediamo quanto illuminano queste luci, perché volevo fare le strisciate, ma adesso vediamo. Allora, intanto facciamo così. Diciamo che facciamo anche così, andiamo a farle ste lucciole, vediamo dove sono, eccole qua, e ci va il TAR, ok, ne abbiamo fatte un po', vediamo un attimino adesso di metterle giù, già, dov'è? Eccole qua. Le mettiamo al posto della, no, della sabbia, via. Mettiamo al posto della sabbia. Tanto la sabbia non ci serve. Allora, fatemi vedere. Perfetto. Allora, così, no. Merda. Forse le ho girate troppo, esatto. Ma no, anche così. E di qua togliamo questo e gli mettiamo questo. Allora, facciamo così, guardate.
Perfetto. Queste sono accese. E togliamo tutta la fila. Poi ragazzi dovrò venire a vedere di mettere. E un'altra la mettiamo qua. Ok? Quindi toglieremo quella lì e andiamo a mettere la. Qua tutte le volte, purtroppo ragazzi, dovete. Eccolo. Adesso, se voi andate a fare una cosa del genere, guardate, vi mettete qua, le mettete tutte in fila. Quindi una volta che voi le avete girate, tranne l'ultima per dire, tipo questa, voi la mettete giù e poi la dovete girare. Eccola qua. Poi così si accendono, però per accenderle ragazzi io voglio mettere. Ok, guardate com'è, di luce ne fa ben poca, eh. Ne fa veramente poca di luce.